Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi ti porto nel fantastico mondo dei CRM. E lo faccio insieme a Mattia Schirru, CEO di OnOffice Italia. Mattia, ben arrivato, grazie per essere qui. Ciao Gerardo, grazie mille per questa opportunità. Sono molto contento di essere qui con te a parlare proprio di un tema che a noi è molto Molto caro. caro, immagino. Allora, partiamo subito con le basi, come si dice. Gli agenti immobiliari sono abituati a usare il gestionale, almeno quelli più virtuosi, ma tra gestionale e CRM c'è una certa differenza. Ce la vuoi raccontare? Con piacere. Diciamo. Partiamo subito facendo una piccola premessa su quello che è un gestionale, ovvero un gestionale si occupa di gestire i dati dei clienti, quindi delle agenzie nel nostro caso. Di quali dati stiamo parlando? Stiamo parlando prettamente, possono essere dei contatti, degli immobili, nel nostro mercato gli immobili sono fondamentali direi, Senza quelli. non abbiamo il mercato immobiliare giustamente. E poi anche dei compiti che sono delle task da svolgere da parte degli agenti durante la loro quotidianità. Ecco, il CRM si va a posizionare in una parte un po' diversa di questo mercato dei software perché aiuta, infatti il CRM è proprio l'acronimo di Customer Relationship Management, quindi gestione del rapporto con i clienti. Rapporto con i clienti da prima, quando il cliente era ancora magari un lead, un prospect, quindi non di fatto ancora un cliente. Sì, dal primo, diciamo, interessamento a, diciamo, quando diventa un po' più caldo, che dice sì, quasi quasi mi avvicino alla Bravissimo, gente, ecco. bravissimo, esatto. Quindi il CRM, appunto, aiuta a seguire il cliente durante tutto questo processo di vendita, la cosiddetta customer journey del cliente, no? Che è il viaggio del cliente verso la destinazione, che può essere do l'incarico di vendita o acquisto l'immobile, Bravissimo, ecco. un qualsiasi affare che può essere l'acquisizione di un incarico fino poi alla Certo. vendita o viceversa, chi sta cercando di comprare Ok. un immobile, anche lui farà il proprio viaggio con l'agenzia, no? Certo. Fondamentale questo perché durante questo viaggio ci sarà bisogno di comunicare con il cliente in maniera pronta, in maniera standardizzata e questo è quello che un po' si perde sia nelle agenzie che nelle aziende. Una volta che poi il lavoro inizia a sopraggiungere in maniera importante, più le agenzie e i propri collaboratori diventano oberati, Sì. si rischia di andare un po' a perdere quella che è la comunicazione omogenea e standardizzata, che va un po' ad intaccare quello che possiamo definire come la brand identity, la corporate identity, quindi l'identità che Certo. ogni agenzia, ogni azienda vuole che il suo pubblico, i propri consumatori percepiscano di sé. Sì, se vogliamo, diciamo che il primo giorno di attività l'agente immobiliare entra nel suo ufficio. Nuovo, ha la massima attenzione per il cliente, per i dettagli, poi dopo magari 3 anni, vuoi per l'aumento del lavoro, vuoi per magari un po' di stanchezza anche che può intervenire, si Mancanza di rischia, tempo. esatto, si rischia un po' di diluire il servizio. Diciamo, il CRM è quello strumento che ci riporta all'ordine, ci ricordati di fare questa cosa, curare il cliente, il suo compleanno, gli interessi del figlio, Esatto, eccetera, tutto eccetera, quanto. eccetera. Bene, allora passo indietro. Parliamo di OnOffice. Per cosa si caratterizza questa azienda in Europa? Qual è il suo scopo, il suo grande perché? Allora, partiamo dagli inizi proprio, quando OnOffice è Da stata Carlo fondata. Magno. Da Carlo Da Magno, Carlo bravissimo. Magno. Ha studiato anche Gerardo per questa. Vedi? Esatto, perché OnOffice è stata fondata nel 2001 ad Aquisgrana, celebre, come hai detto tu ora, per le gesta Gesta di di Carlo Carlo Magno. Magno. Esatto. Per cui da lì, dal 2001, grazie all'idea di Stefan Mantel, il nostro fondatore e attuale proprietario, OnOffice si è espansa prima a livello nazionale, diventando leader del mercato tedesco, adesso però si sta espandendo da ormai 7-8 anni anche lato internazionale. Infatti siamo partiti dalla sola Germania, sapete tutti adesso che ci troviamo in Italia, almeno chi sta ascoltando questo intervento, però di fatto OnOffice è presente in 8 mercati totali in Europa, se vogliamo Ah, possiamo elencarli, certo, quindi elencare. Germania e Italia. Ok. Germania, Italia, Austria, Svizzera, Croazia, Slovenia, Spagna e la neocostituita Inghilterra. Ah, perfetto. L'ultima bandierina messa nella mappa geografica dell'Europa è proprio su
su UK. L'hai vista, esatto, hai fatto molta attenzione quando sei venuto in ufficio. Ad ogni dettaglio, peraltro è un ufficio meraviglioso, meraviglioso, molto bello, elegante, vale una visita. A prescindere dall'acquisto, tanto i biglietti d'ingresso non li fate pagare ancora. No, sono tutti, tutti okay, benvenuti. Entrata libera. Un caffè. Va bene, entrata libera. È una chiacchierata, basta un avanza. Ok. Per cui, sì, l'altra cosa è che dall'idea di quel ragazzo, che era Stefan Mantel al tempo della fondazione, ad oggi siamo oltre 350 in tutta Europa dipendenti a lavorare, ad orbitare attorno a questo software e quindi a lavorare per i nostri clienti e per gli agenti. Che ripetiamolo, sono 35.000, no, oltre 35.000 in tutta Europa, che vanno sia dalle piccole agenzie, sì, ma anche ai grossi gruppi immobiliari. Ah, ok. Esatto. Okay. Allora, come un agente immobiliare può trarre vantaggio dall'utilizzo di OnOffice? Allora, sicuramente il primo dato da valutare quando si compie una decisione relativamente a un software è quella: il software ci permette di compiere le nostre scelte strategiche? Sì, e in che modo? Con OnOffice è possibile supportare le proprie decisioni con dei dati. I dati ormai giocano un ruolo fondamentale nella parte decisionale di ogni azienda, nelle strategie di ogni azienda, per cui diventa veramente fondamentale avere uno strumento che supporti queste decisioni con dei dati. Noi lo facciamo sia lato immobili che lato dei contatti e proprio lato anche performance di tutti i collaboratori dell'agenzia che possono essere monitorati. In questo modo è più facile andare a capire su cosa stiamo già lavorando molto bene, su cosa invece possiamo andare e migliorare ulteriormente. OnOffice aiuta proprio a segnalare questa cosa qui. L'altro motivo che può essere un valore aggiunto è sicuramente l'app che noi abbiamo disponibile in tutti gli store, sia per i dispositivi su base Android che su base Apple, perché sappiamo, conosciamo il mercato immobiliare, sappiamo che il lavoro dell'agente immobiliare non può essere un lavoro meramente da scrivania. Certo. Gli agenti sono spesso in giro per appuntamenti, incontrare clienti, a vedere immobili. È un lavoro molto dinamico e sappiamo che ha bisogno di essere supportato in maniera ottimale. Per cui grazie all'app loro, a portata di taschino, a portata di borsetta, possono tranquillamente andare e trovare tutti i dati di cui hanno bisogno, sia per loro che da mostrare anche ai propri clienti in fase di appuntamento. Altro valore aggiunto, sicuramente, le automazioni. Le automazioni perché rendono OnOffice un vero e proprio collaboratore virtuale per ognuna delle agenzie, per ognuno degli uffici e delle aziende che stanno utilizzando OnOffice. Grazie alle automazioni si riuscirà veramente a delegare al software tantissime delle attività che ad oggi vengono svolte manualmente e che di fatto portano via molto tempo agli agenti. Bene, una domanda cattiva adesso, vediamo se Mattia è preparato. Allora, OnOffice è per tutti? Qual è il cliente tipo che oggi aderisce, ecco, alla vostra proposta? Allora, bella domanda, domanda cattiva, però in effetti sì, OnOffice... Diciamo che OnOffice è per tutti quelli che vogliono sfruttare al massimo il potere, definiamolo potere, della digitalizzazione di tutti gli strumenti digital e quindi vogliono anche cercare di dare il massimo, esprimere il massimo delle proprie potenzialità. Non si fermano solamente al io ho sempre fatto così, mi sono sempre trovato bene, ma vogliono investigare qualche opzione, qualche nuova opzione per portare un miglioramento a quello che è il proprio stile di lavoro e processi di lavoro. E questa sicuramente è la prima caratteristica fondamentale per rispondere a questa tua domanda. Quindi tu mi dici che è uno strumento che può essere adottato tranquillamente sia dall'agente immobiliare singolo, che magari che so io, dal broker o dall'agenzia più strutturata, fino ad arrivare poi chiaramente alle grandi reti? Sicuramente sì, perché una caratteristica fondamentale di OnOffice sono le automazioni e unite alla personalizzazione del software, che può essere fatta veramente in maniera importante, per cui può essere fatta sia lato piccole e medie agenzie, partiamo da quelle ancora più piccole, 1, 2, 3 agenti presenti nell'ufficio, come quei gruppi più grandi che magari hanno più di un ufficio presente sul territorio, decine e decine se non centinaia anche di agenti. Immaginiamoci ovviamente l'agenzia piccola, abbiamo detto prima, se siamo da soli, e dicevi prima tu, è molto oberato, fa fatica... Sì. A ricordarsi tutte le cose, abbiamo un software che, grazie a una nostra funzionalità che si chiama Manager delle richieste, in automatico ogni volta che il cliente manda una richiesta su un immobile
pubblicato su un portale o sul sito internet risponde per la gente che in quel momento magari è fuori per appuntamento o comunque sta combattendo per ricavarsi del tempo per rispondere a questa richiesta. Lato agenzie più grandi, invece, se guardiamo, valutiamo le mere richieste, il numero è molto più ingente. Si tratta di numeri molto più importanti, per cui il rischio di errore umano, il rischio di perdita di dati è di molto superiore. E per questo avere un software con delle automazioni che ci aiuta ad archiviare tutti i dati in ordine, a rispondere a tutti i clienti prontamente, a standardizzare la comunicazione, è veramente fondamentale. Bene. Allora, ci avviamo verso la chiusura, ultima domanda, quindi abbiamo l'occasione di fare un appello agli agenti immobiliari che ci seguono. Quali sono in pillole tre ragioni per scegliere Onoffice? Allora, sicuramente la prima ragione è quella che potete aver intuito, sono le nostre automazioni. Automazioni che vanno di pari passo con la personalizzazione, per cui ovviamente possiamo fornire un pacchetto di automazioni già predefinito, prepronto, per supportare un po' tutti, anche chi ha le prime armi. Ma poi, una volta che l'esperienza all'interno di Onoffice aumenta, è possibile andare a personalizzare e customizzare queste automazioni sulla base delle esigenze di ognuno di voi, quindi ognuno delle agenzie. L'altra caratteristica fondamentale, che spesso viene un po' dimenticata e trascurata, è sicuramente il supporto unito alla formazione. Questo è molto importante, in realtà. Sì. Cioè, il supporto post vendita, perché almeno ogni problema, voglio dire, l'agente immobiliare saprà chi chiamare. Ecco. Esatto, perché è fondamentale che il cliente non abbia solamente a che fare con una chat, magari non abbia nemmeno l'idea del volto, del nome dell'altra persona con cui sta interloquendo dall'altra parte, ma avrà proprio un riferimento di una persona che lo guiderà in tutti gli step, dai primi passi all'interno di Onoffice, quindi dalla migrazione dei dati, l'inserimento di tutti i dati già presenti nella banca dati dell'agente prima che lavori con Onoffice, fino a poi la parte di formazione e il supporto costante, che è un servizio molto premium, proprio perché si avrà un numero di telefono, si interloquirà proprio con una persona fisica. L'ultimo, ma non per importanza, siccome me ne hai chiesti tre. Sai che tre è un numero magico. Esatto. No, sempre, ok. The magic number, giusto. Il know-how internazionale. E il know-how internazionale è ventennale, perché comunque oltre 20 anni, 21 anni che stiamo facendo questo lavoro, che stiamo lavorando con gli agenti per migliorare il nostro software, ma soprattutto un know-how internazionale, perché ad oggi, se un agente italiano bravissimo ha un'idea su come mettere a punto delle funzionalità all'interno di Onoffice, questa idea potrebbe magari essere utilizzata anche da un altro agente al di fuori dell'Italia. Certo. Stessa cosa viceversa, per cui abbiamo veramente un'ampia gamma di possibilità e di idee dalle quali attingere per migliorare sempre di più e rendere sempre più efficiente il nostro software. Bene, allora indichiamo il sito web per raggiungervi. Assolutamente sì, it.onoffice.com. Fantastico. Mattia, grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo su questo sgabello, insomma, nei prossimi mesi per molto, per molto novità, volentieri. Grazie Gerardo. Grazie a te. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopaterna.com. Alla prossima!